Ciao a tutti, oggi nuovo video del hair care routine. Comunque faccio vedere i prodotti che uso per i capelli. Sì, tanti mi dicono che sembra poca onta, sì, infatti sono cresciuti tanto dall'anno scorso a quest'anno, sono cresciuti molto. Mi arrivano a metà schiena, se non di più. Non so se vedete male. Faccio vedere. Sono cresciuti molto. Comunque, vi faccio vedere i prodotti. Allora, intanto iniziamo dallo shampoo. Lo shampoo me l'avete visto un sacco di volte, è lo shampoo capelli grassi della Ecos, questo qui. Io di questi ne ho acquistati un sacco. Mi piace un sacco perché pulisce i capelli ma non li rende né secchi né li ingrassa, è perfetto. Io ve lo straconsiglio, poi costa 3,20 euro, quindi. Poi, balsamo, ne uso due. Balsamo per capelli della Ecos, sempre della Ecos, all'aloe. Sì, con succo di aloe biologico. E in combo il balsamo L'Oreal con L'Oreal Vive Color Vive, quello per i capelli colorati. Ho notato che questo, combinato a questo, mi aiuta a aumentare la durata della tinta. Almeno il colore è un po' più vivo, e di solito poi si spengeva subito. Questo, il colore rimane sempre vivo. Infatti mi hanno fatto i complimenti per i capelli, sempre. Io questi due ve li consiglio. Questo ha un inci ottimo, questo meno, però io li adoro. E questo è come shampoo e balsamo. Come maschera uso sempre questa della Ecos Personal Care, maschera per capelli con idrolizzato di semi di moringa, è sempre eco bio, ha un buonissimo inci. È un barattolone da 500 ml, quindi sono tanti. Sono tanti, eccoli qua. Io la uso una volta a settimana, quando non uso il balsamo, uso questa e rende veramente i capelli morbidissimi. Poi invece per asciugarli uso il phon però basso calore, L'Oreal Paris Evive Dream Long crema bye bye spuntatina. Questa qui ha capelli umidi, la applico da metà lunghezza fino alle punte, la massaggio un pochino e asciugo i capelli. Io ho notato che non ho più doppie punte, io avevo il problema delle doppie punte, con questa non ce l'ho più. La L'Oreal Vive crema bye bye spuntatina. Mi sembra che c'è anche lo shampoo e il balsamo della linea, però non sono sicura. Io comunque mi rifuisco sempre da Tigotà o da Ipersop, quindi li trovate subito. E questa era la hair care routine. Sì, io non uso piastre molto molto raramente, una volta all'anno se va bene, perché non sono capace. Non sono capace neanche a conciarmi i capelli, a mettere cose, a fare trecce, non sono capace, quindi proprio zero. Massimo metto una fascetta per i capelli o il mollettone come ho adesso. Non uso tantissimo gli elastici. Prima li usavo tanto, adesso proprio zero, perché tendono a spezzare i capelli. E niente, spero che il video vi sia stato utile.
che vi sia piaciuto, ovviamente, lo spero così, siete un pollicino. Commentate qui sotto con i prodotti che usate voi per i vostri capelli, per lavarli, per metterli in piega, così almeno imparo anch'io. Iscrivetevi al canale, che mi fa sempre tanto piacere. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!